Ciao a tutti amici e amiche e benvenuti in un mio nuovo video. Cominciamo subito tutti i mestieri che ho da fare in questa giornata e per prima cosa attacchiamo la lavatrice. Oggi è martedì e io non lavoro e quindi niente, vi porto con me nel corso di questa giornata casalinga. C'è un tempaccio fuori, nel senso non piove, però è proprio, vabbè, non riuscite a vedere perché controluce, però è nuvolo, quelle giornate in cui saresti benissimo sotto la coperta. Allora, io ancora i piatti della colazione, perché stamattina mi sono proprio rilassata, sentivo proprio il bisogno di rilassarmi totalmente, quindi stamattina non ho fatto granché. Ho ancora i piatti della colazione che mi ha fatto io e Alessandro. Devo lavarmi i capelli prima di andare a prendere Samo a scuola alle 4:30 e adesso pranziamo. Ho già attaccato la lavatrice, devo rifare il letto, proprio devo cambiare le lenzuola e niente, devo sistemare qua in cucina e poi portare Samo a tennis. Siccome il pomeriggio sarà abbastanza preso, ho deciso stamattina di rilassarmi perché veramente sento già all'inizio del mal di testa e la cosa mi disturba alquanto, quindi niente, vediamo se oggi riesco a filmare qualcosina. Vorrei anche stirare, insomma, sono mille cose da fare pomeriggio, però vediamo cosa riesco a riprendere. Vado a tirar su le tende perché voglio far andare il robottino mentre pranzo, così almeno mi passa bene sopra ai tappeti. Le tiro su perché a me piace tenere le tende lunghe e quindi poi il robottino potrebbe tirarsele dietro. Così lo faccio passare anche un po', vedete che c'è un po' di roba, un po' di briciole a terra, lo faccio passare anche in... Poi invece mio marito ha fatto pulizia in studio, cose da portare in cantina. Dicevo, se riesco lo voglio far passare anche in cucina perché ha un po' di briciole da tirare. Dopo pranzo, come sempre, caffè, anzi, siccome è già tardino, mi faccio il deca. Ho preso questo qua della Borbone l'altro giorno e devo dire che è veramente buono. Ho trovato questo metodo che secondo me è molto comodo per andare a mettere il piumino nel copripiumino. Quindi io cosa faccio? Per prima cosa vado a prendere il copripiumino e lo metto al contrario. Dopodiché apro completamente il piumino e prendo le due estremità con le due estremità del copripiumino. Dopodiché do semplicemente una sbattuta veloce e vado a far scivolare tutto il copripiumino sopra al piumino. Una cosa però che faccio per non perdermi le prime estremità che ho bloccato è quella di mettere degli elastici, in modo che mi restino sempre ferme, soprattutto quando lo faccio da sola. Metto gli elastici nelle due prime estremità che ho bloccato in modo da fissare copripiumino e piumino insieme, tanto poi le vado a mettere sotto al materasso e nessuno li vede e io posso tranquillamente andare a sistemarmi il resto del piumino all'interno del copripiumino. Allora, letto fatto,
Adesso vado a lavarmi i capelli e poi a prendere Samuele a scuola. Allora, io sto andando a prendere Samu e poi, come vi dicevo, andremo a... devo portarlo a tennis, però prima lo porto a casa, così fa merenda, veloce veloce, e poi lo porto a tennis, anche se abbiamo solo mezz'ora per fare tutto. Allora, io ho appena lasciato Samu al campo di tennis e devo andarlo a riprendere tra un'ora alle 6, quindi non ho molto tempo. Mi sa che l'unica cosa che riesco a fare è quella di, insomma, togliere i panni dall'asciugatrice e riattaccarla di nuovo con le cose che ho lavato stamattina. E basta, e poi mi rilasso qua 2 minuti e poi magari quando torna Samu mi metto, cioè quando torno che sono andata a prendere Samu tennis, poi mi devo mettere a stirare. Tanto mio marito oggi è andato in ufficio, quindi comunque finisce alle 6, prima delle 7 non è a casa, e se tutto va bene, perché ieri è arrivato anche più tardi. E quindi vediamo, non lo so, ho un po' di tempo, almeno un'oretta, non ho, cioè ho un po' di cose da stirare. Però secondo me in un'oretta riesco a fare già tanto, quindi se cerco di incastrare tutto, anche perché poi se mi va l'asciugatrice non so se riesco a attaccare il ferro, quindi vediamo. Ma anche vado a stirerò stasera, mentre ci guardiamo 4 hotel. Un sacco di cose da piegare. C'è qualcosa da stirare, visto che stasera mi metto a stirare, la tengo già fuori.
Allora, sono le 8 meno 10, io ho smesso di stirare perché inizio ad aver mal di schiena, non ce la faccio più. Adesso mio marito è arrivato da pochissimo, saranno 20 minuti neanche, e quindi niente, abbiamo deciso di prendere una pizza perché appunto anche lui mi è venuta voglia, e quindi fa dai, visto che io sono stanca e tu sei stanca, che ti sei sbattuta tutto il giorno, prendiamo una pizza. E niente, quindi io adesso vado semplicemente a liberare, ho spento il ferro come vi dicevo, vado a mettere via perché ho piegato due macchinate di cose, di robe, ho l'asciugatrice che sta ancora andando, stasera devo editare il video perché alla fine non l'ho ancora editato, e adesso devo andare a mettere via tutta la roba stirata, metto via tutta la roba piegata, e in più l'ultima cosa che mi resta da fare è sistemare il bagno, perché Samuele è tornato da tennis, ha fatto la doccia. Solo che ovviamente c'è il bagno da pulire e le cose da mettere via. Quindi niente, io direi che posso anche salutarvi qui. Questa è stata un po' la mia giornata, molto movimentata. A parte, ripeto, stamattina che mi sono rilassata, poi pomeriggio non mi sono più fermata. E niente, vi mando come sempre un grandissimo bacio e un abbraccio. Alla prossima, ciao!